Oggi è 2 agosto e sono tornato su dal mare, presto. La nonna ha fatto i gnocchi, come piacciono a me, presto. Sono stato con Fabio, Antonio, Mimo e Massimo. Stabilimento Pescara, tramonto. Sono contento che da Bologna oggi arriva in treno mio fratello. La mia camera è un piano terra che da sul villaggio. Sto sul davanzale a torso nudo e divertendo. A quest'ora passa Daniela con la sorella. Se mi saluta, la vita è bella e mi sento bello. Sono contento che oggi arriva in treno mio fratello. Anzi, le chiedo se mi accompagna a prenderlo il treno in autobus. Ma lei non risponde, fa una faccia che non mi scorda. Mi dice, vieni fuori che Bologna è successo un fatto. Alla stazione è saltato. Penso che sia il classico scherzo da prete, ma lei non risponde, si fa seria, io cado come l'acrobata senza lei. Che faccio? Lo dico a mio padre o a mia madre, così lucido, non saprò mai più cos'è il sorriso. E muoio, perché forse ho già preso il treno. Stai tranquillo, sono con te. È strano, oggi poi si perde il colore, si perde l'amore, si prende la morte. Lei è così bella, lei è come il sole. Mi muore, che oggi ha preso il treno. Anche mio fratello. Trovo al telefono e mi sento come mi volevo sentire. E mi dice che sveglia non ha suonato. E ho perso il treno e io dico va bene così. Dentro la mia camera lo fa spesso. La mia camera è la mia anima e lei ci vuole dentro. Da un davanzale sul piano terra che da sul villaggio. Guardiamo il mondo ancora adesso.